Per cominciare, facciamo entrare nel nostro studio, nella nostra casa, tra le luci dell'albero di Natale e quelle televisive. Lui è un cittadino di Sua Maestà britannica che ha avuto fortuna in Italia cantando in italiano. Lei è la figlia di un rock and roller che si chiamava Little Tony. Mal e Cristina Ciacci! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing, jingle bell ring. La bandiera italiana, guarda. Sì. Ecco, con lui in mezzo la bandiera italiana. Vieni, vieni. Sei... sei lungo. Sì. Vengo qua. Bianca, no, rossa e verde, ecco, vabbè, no, il bianco e mezzo, il bianco e mezzo è vero, ma io sono verde, vabbè dai, a stupidaggini siamo a posto oggi, che poi voi vi conoscete, giusto? Cioè vi siete anche frequentati, perché papà Little Tony cantava nello stesso periodo in cui cantava Mal. Erano tanto amici, sì. Ah, sì? È venuto sempre nei nostri compleanni. Sì, 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 sì. Ma io lo conoscevo tuo padre molto, 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 molto tempo prima. Ah, sicuramente. Perché lui ha avuto un successo spaventoso in Gran Bretagna. In una trasmissione che io seguivo, io stavo ancora piccolino e non ho ancora cominciato a cantare. Allora seguivo Little Tony in televisione. Il programma si chiamava Oh Boy alla BBC in Inghilterra. E sì, lui con i fratelli. Ha iniziato là, papà, a 16 anni. A Londra, è stato sì, due come anni. No. Sì, sì, come sì. No, ben meraviglia. Grande successo ha avuto. Anche una delle canzoni che Tony cantava si chiamava Too Good. Too Good. Ah, io buono. Lo mettevo dentro il mio repertorio quando ho cominciato a cantare, facevo la mia versione di Too Good, pensa un po'. E com'era la tua versione di Too Good? You're so good, but oh, so good for me, morning, night and late. No, non mi ricordo tu, comunque le canzoni, sono passato 60 anni quasi. Sei sempre il numero uno, no? Peraltro atmosfera molto da crooner, si potrebbe dire oggi, no? Perché poi a Natale si ascoltano queste belle voci calde. Comunque, tuo papà e Mal cantarono insieme in tre Sanremi, mi sembra. Uno di questi era quello del 1970. Lo rivediamo subito, così rientriamo in quell'atmosfera. Notte di coppola, notte, il cuore che batte è fermo oramai. La pioggia ancora col sole, tu vedi chi nasce e chi muore. All'epoca si cantava la stessa canzone da due interpreti e la canzone di Little Tony, La spada nel cuore, cantata come abbiamo visto con Patty Bravo, in realtà... gliel'ha rubata papà. No, no, che l'ha rubata. No, c'era tutto un movimento lì. La doveva cantare Mal. C'era tutto un movimento che ancora non capisco come è andato a finire. Sai come sono le cose. Comunque, io dovevo cantare con Patty Bravo. Mm. Eravamo tutti nella stessa scuderia di Alberico Crocetta, il proprietario del Piper Club. E Crocetta ha detto, guardi, tutti e due nella stessa scuderia, cantando la stessa canzone, forse non è giusto perché non saprò quale spingere di più o di meno, facciamo cambiare a Mal le canzoni. E io ho detto, ma cosa canto qua? Io sono rockettaro, mi piace, spada nel cuore, è una canzone più adatta a me. Sì. No, tu devi cantare Sole, pioggia, vento, le canzoni di Mogol che abbiamo ascoltato prima. Ho detto, ma con chi devo cantare? Con Luciano Tajoli. Io non sapevo chi era Luciano Tajoli. Ho detto, guardi. Grande interprete grande, della grande, canzone grande melodica, interprete. Dopo eccetera. Ho saputo. Comunque ho detto, guardi, cantando con Luciano Tajoli avrai la possibilità di vincere San Remo. Ha detto,
Taioli è molto furbo, è claudicante. Quando lui canta, si appoggia a una sedia. Quando arriva il clou della canzone, si fa scivolare quella sedia, lui quasi cade per terra. Tutto il pubblico a casa sarà, oddio, oddio, cosa è successo? E vedrai che tutti i voti vengono per voi. Ho detto, bene, bene, allora qua... Ma la stanno ghiacciando, grandioso, qui vinciamo Sanremo. Sapete una cosa? Era l'unica volta che Taioli non ha fatto cadere con quella sedia. E siamo arrivati al 10° posto della classifica finale. Beh, ma questi trucchi si usavano, ma dimmi tu. Io non so, papà mi ha sempre raccontato a me e agli amici che c'era questa canzone e l'avrebbe dovuta cantare mal. Ma mio zio Enrico, il fratello, gli portò una registrazione, un provino, e glielo fece ascoltare. E papà disse, io avrei fatto qualsiasi cosa per cantare quella canzone. Penso che abbia pregato, penso in ginocchio il perché papà, il tuo papà amatissimo, del quale abbiamo già parlato una volta che sei venuta con grande gioia, era un uomo che non si faceva mancare nulla, cioè era comunque un uomo appassionato, brillante, sapeva quello che voleva. Tu stavi spesso su quei palchi di Sanremo da bimba, o no? Beh, abbastanza. Insomma, io sono nata nel 74, però... L'ho seguito nel 2003 e nel 2008 insieme, sul palco proprio. Sul palco proprio, no, però anche sui palchi, quando eri bimba bimba, sui palchi in generale, sei sempre andata. E a Natale gli scrivevi delle belle lettere. Ecco, a Natale e al compleanno, due lettere l'anno, perché noi abbiamo sempre avuto un po' di problemi a parlare con le parole, quindi io l'unico modo che avevo di raccontargli tutto il mio mondo interiore, quello che mi faceva stare male... E anche quello che mi faceva stare bene era scrivergli queste lettere che erano 5 o 6 fogli di pagine, insomma, di lettere piene di tantissime emozioni e io piangevo mentre le scrivevo e lui poi piangeva mentre le leggeva perché si chiudeva in camera, lui lo sapeva, c'era il pacchettino, il regalo, ma la cosa che aspettava di più era la lettera consistente, bella pesante, lui andava in camera, la leggeva, scendeva dopo un'oretta circa con gli occhi lucidi, in genere ci abbracciavamo, però poi non ne riparlavamo di quello che gli scrivevo, diciamo, però almeno io sapevo che riuscivo a comunicargli tutto quello che volevo. Molto bello, molto umano questo rapporto. E la cosa, ti ricordi, le hai mai rilette le lettere? Poche volte, onestamente, perché, ripeto, ci mettevo davvero dentro tutto. Cosa scrivevi? Fammi un esempio, una frase che ricordi. Ma guarda, ad esempio, io gli ho comunicato che ero incinta della seconda figlia proprio nella lettera del 24 dicembre. Non gliel'hai detto a voce, ma gliel'hai voluto scrivere? Esatto, sì. Perché? Perché del primo figlio aveva reagito un po' male alla notizia. Sì, perché? Vabbè, perché io conoscevo il papà dei miei primi due, comunque sia da 5 mesi solamente, quindi diciamo che ho fatto un attimo una cosa avventata per lui e quindi reagì male. Ma eravate sposati col tuo compagno? No, io non sono ancora mai sposata, aspetto la proposta, già è vero, anzi, tu... vorrei lanciare un appello. Perché poi peraltro Cristiana ha 5 figli da 3 padri. 3 padri, però brava, ancora non comunque. Mi sono sposata, vedi? Brava. Io spero che no. Ma ti vuoi sposare? Mi piacerebbe, insomma. Ma adesso hai il tuo compagno? Sì, sono 11 anni che stiamo insieme, il papà degli ultimi 2. Come si chiama lui? Massimiliano, fai un appello, ti prego. No, facciamo sicuramente. Allora, questa è la letterina di Natale di Cristiana. Scusa, ma non è lì? No. Vabbè, letterina di Natale di Cristiana, Babbo Natale, portami una fede nuziale. Fa pure rima un po', no? E se te l'ha detto Serena, cioè adesso spegnerà il televisore sicuramente. Oh, si chiami Massimiliano al telefono, no? Non sto scherzando, recuperate il cellulare di Massimiliano prima della fine della puntata, voglio sapere che dice. I grandi successi di Mal, vai! Sei sola come me. This
Siamo amici. Siamo amici ormai. Ma adesso raccontiamo anche un po' di cosette su voi due. Oh. Però prima volevo sapere dei tuoi natali gallesi. Tu sei nato in Galles, da una famiglia Sì, ma io umile. Ho lasciato Galles quando avevo solo tre però anni. Però io so che c'è la storia di una gallina che io ho trovato divina. No. La storia della gallina di Mal. No. Mettetevi comodi. Questo è quando mi sono spostato ad Oxford. Eravamo in Inghilterra. Eravamo molto poveri nella mia famiglia, infatti lavoravo mio padre in proprio come muratore, mia mamma lavorava in una fabbrica di dolce, eccetera. E per Natale mio padre ha comprato un pulcino, ma molto prima, per ingrassarlo, no. Per Natale. Mm. E poi purtroppo... No. No, come no. Non avevamo tanto soldi disponibili, allora abbiamo dovuto ingrassare un unico pulcino, che speravamo era un maschio. Invece qualche giorno prima di Natale, questo ha fatto una uova. Quindi era una gallina. È venuta una tenerezza a noi di vedere questo, che doveva essere il nostro pranzo di Natale, che ha fatto una uova e l'abbiamo tenuto. E ne è vissuto con noi per tanti anni. Anzi, non so neanche quando ero morto, perché io avevo già partito per l'Italia in quei tempi. È diventato un altro animale domestico. No, abbiamo comprato, messo soldi a parte di quello che io guadagnavo facendo consegno dei giornali. E avevate anche cani e gatti? Avevo un cane che si chiamava Prince, che era bellissimo, un tipo collie. Come sta Fiona, Carolina? Che fa, si annoia? No, sta ascoltando. Sta ascoltando, sì. Vabbè, sì. Tutto a posto? Tutto a posto. Se cantiamo, poi se qualcosa le dà fastidio, lei è libera ad uscire. Perfetto. Ovviamente stiamo in una situazione assolutamente super free, super libera. E, no, dicevo questa cosa di Memo? Sì. Sull'attenti, perché noi disponiamo di una foto storica di Memo Remigi con Bin... Niente poco di meno che con... Bing Crosby, a proposito di crooner, guarda, addirittura con mazze da golf, no vabbè, ma una sciccheria, Memo, ma tu il più grande interprete di White Christmas, peraltro, Bing Crosby. Allora, ti posso raccontare brevemente, lui sì. Venne in Europa per incidere dei successi internazionali e poi quando capitò a Como, al golf di Villa d'Este, lui, grande giocatore di golf, chiese «Who is the best player here?» Chi è il miglior giocatore qui? Modestamente, io ero campione sociale e abbiamo giocato insieme. Io non facevo ancora, non avevo ancora velleità artistiche. Lui alla fine mi regalò addirittura un suo disco con una dedica meravigliosa che io ho ancora e ho avuto l'onore e il piacere di giocare a golf con il grande Bing Crosby. Ma l'hai battuto? Eh? L'hai battuto? Ovviamente, scusa. No. Domanda. No, ma a parte bellissimo, cioè, posso dire veramente un gran bel ragazzetto. Quanti anni avevi? Credo 19-20. E non sapevamo che avessi anche la passione del golf. Ma io sono stato anche nazionale di golf. E mi poi mancava, me l'ho dimenticato questo tassello fondamentale della tua vita, perdonami. Sì, beh, teso fa niente. Ci sono tante cose che non sai di me essere. No, forse che non voglio nemmeno sapere. No, come non vuoi sapere? Scherzando. Me la cantate White Christmas? Cosa mi potete cantare? Vai, Mal, dai una mano. Questa la dobbiamo fare bene. Il cappello. Allora, ci sei? Se vuoi, sai, ma dai. Anche senza cappellino. Qua, muoviamoci un po', se no qui sempre seduti. Allora, andiamo facciamo tutti. Che la prima parte la fai in inglese, no? Così facciamo vedere che siamo anche internazionali. Certo, sempre. Invece per i nostri amici italiani la farò in lingua. Vado, Vai. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells.
che mi dice spera anche tu. È Natale, non soffrire più. Buon Natale a tutti! E siccome, diciamo, nel Natale accadono delle cose impreviste che scaldano il cuore, c'è Massimiliano al telefono. No! Massimiliano, il compagno di Cristiana. Mi odierà. Ci sei? No, aspetta. Ma insomma, nemmeno il giorno dell'Immacolata si può stare tranquilli. Ma non si dice così, girano tutta l'atmosfera. Massimiliano, perdonami. Ora dobbiamo, devi dire a Cristiana, no, devi chiedere a Cristiana di sposarti. No, no, anche no. Dai, forzato. Come anche così? No. Ma insomma, mi sembra in televisione così, per telefono, una cosa un po' avventata. Ma lo sa che prima o poi ci sposeremo, ma siamo prima giovani, c'è tempo. Ma noi vogliamo fare una festa, mica per altro. Ma... cioè, lui verso gli 80 anni vuole sposarsi. È Natale, siamo già in festa. Ma se lei ha un desiderio, i desideri delle donne amate vanno esauditi. Ma certo, le esaudiremo il desiderio. Mi raccomando. Assolutamente, certo che lo sposerò. Oh. Ma lei lo sa. Va bene. Beh, la donna della mia vita, la madre dei miei figli. Ecco, niente, basta. Che bello, beata te. Grazie. È già Natale. Bravo Massimiliano, un uomo che sa stare al mondo. Grazie. Grazie Cristiano, aspettiamo l'invito. Aspettiamo l'invito per le nozze. Va bene. Auguri Massimiliano. Auguri a tutti. Auguri. Grandi successi di Little Tony. Vediamo. Dille ormai, io penso solo a lei che morirei, se non sapessi che tra poco tempo ritornerò e per noi ci sarà anche il tempo della felicità. Dille che lei deve aspettare me che tornerò, se lei mi aspetterà, tu che lo sai, tu devi dirle che quando vedo un'altra donna penso soltanto a lei. Il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Meraviglia. Peraltro so che tu hai scritto un libro anche su papà, che è andato benissimo, quando sei venuta e ce l'hai raccontato, tutti ti hanno seguito, ci hai emozionato tanto. Grazie. Massimiliano fa benissimo a sposarti, perché sei una donna di cuore, che non si è mai risparmiata nulla, che ha amato tanto suo papà, e quando noi donne abbiamo sempre una connessione con il papà un po' particolare. Sì, gli ho voluto veramente un bene infinito. E abbiamo sofferto entrambi proprio per questo troppo bene, secondo me. Cioè, cosa intendi? Io ho sofferto tanto per la sua assenza, perché gli volevo talmente bene che lo avrei voluto sempre vicino e invece non c'era quasi mai. E lui, di contro, mi voleva talmente bene che mi avrebbe voluto vedere sempre felice. E invece io felice non sono stata veramente poco fino adesso. E quindi abbiamo sofferto entrambi per il bene che ci siamo voluti. Perché felice sei stata poco, mi dici? No, perché, cioè, per carità, io ho 5 figli, sono la mia gioia e il mio sorriso, Massimiliano, ringraziando Dio, da 11 anni mi regala, diciamo, un equilibrio che veramente prima non avevo. E quindi ho sofferto 12 anni d'anoressia e sono stati 12 anni lunghissimi e pesantissimi. E la morte di mamma ancora prima, quindi...
è stata una vita abbastanza bella da una parte, ma pesante nell'altra. Questa quindi... mamma bellissima, anche lei è una donna libera, che ti ha dato anche, immagino, insomma, un'educazione, l'educazione di una ragazza contemporanea, no? E quindi quello è stato molto importante, però girava il mondo, non aveva mai rinunciato al suo lavoro, lavorava, faceva l'assistente di volo, sì, no? Sì. E spesso tu i Natali li trascorrevi a Singapore, giusto? Noi abbiamo vissuto sei mesi a Singapore. E poi è arrivato papà, però poi a papà arrivò, no? Papà arrivò, mi fece una grandissima sorpresa, vedi, noi stavamo in costume a Natale, papà mi fece una bellissima sorpresa. Io gli chiesi con proprio l'ingenuità di una bambina di 3 anni, come se fosse il piano di sopra, papà perché non vieni il 24 a passare la vigilia con noi, così ci incontriamo? E lui non mi disse nulla, mi disse va bene, vedrò se riesco a passare, come se venisse veramente dalla via vicino. E attraversò mezzo mondo, mi fece questa sorpresa, e mi venne a trovare, ma i miei erano già separati, quindi io... stetti 2 ore con papà, poi gli chiesi papà mi riporti da mamma, nella mia ingenuità di bimba, e papà mi riportò da mamma e niente, poi riprese l'aereo e se ne tornò in Italia, insomma, però non me lo fece pesare assolutamente, fu una visita bellissima che ovviamente poi il valore vero e proprio lo capì dopo, quando insomma ho realizzato quanto avesse viaggiato. E prima osservazione, come si fa a non voler bene a un papà così, capace di questi slanci di cuore? Seconda osservazione, lui poi un giorno ti avrà detto, ma guarda, quando io sono arrivato ho fatto, quante tu, 36 certo, ore di volo. Certo, me l'ha detto, io sono rimasta senza parole, però ecco, grande ammirazione sicuramente. Ma Massimiliano ha qualcosa di tuo padre? O è esattamente il contrario, per questo ti rassicura e lo hai scelto? No, Massimiliano assomiglia molto a papà. Donne e motori, era il motto di papà e era il motto di Massimiliano. Quindi me lo sono capato proprio. E nelle case di Littletoni dove andavi c'era anche la sua collezione di Ferrari, no? Che sì, di macchine in genere, però Ferrari prevalentemente. Lui è un appassionato di Ferrari, mi ricordo. Aveva anche delle Jaguar, aveva tante macchine, però per la Ferrari lui era proprio un appassionato. Un eterno bambino, un po' come anche sei tu, Mal, o no? Sei mai cresciuto? No. Zia, mai. Io mai, non ho tempo. Per crescere? Bravo. Peraltro ci teneva, mi stava dicendo prima, mentre andava il filmato, ci teneva a dire che lui ti ha battuto a golf. Cioè, tu hai battuto Bing Crosby. No, cioè, lui ha battuto Bing Crosby. Quando io ho formato un'associazione di golfisti, cantanti, musicisti golfisti, conoscendo che Memo giocava a golf, l'ho invitato a fare parte della nostra associazione. E ho invitato a fare una gara. E l'ho battuto, però ho la ragione che l'ho battuto, perché lui si è presentato lì con i ferri che usava negli anni 50, con tutti quelli ferri vecchi. Era ferri di astiro più che altro. Arrenditi, no, sempre. Sto scherzando, lui ha vinto lui. No? Ah, è vero, ha vinto lui? Però no, abbiamo vinto insieme, abbiamo fatto una gara insieme e abbiamo vinto un doppio, non sto te lo ricordo. Eravamo doppio, abbiamo vinto con le coppe che abbiamo vinto. In coppia, abbiamo vinto. Allora, arrenderti sicuramente sempre un po' fanciullino, c'è anche uno dei tuoi grandissimi successi, che le bambine nate negli anni 70 e i bambini nati negli anni 70 ovviamente hanno ascoltato tutta la vita, perché che anno era? Il 77, sì, quindi sono del 70, 77. Eccoci qua, tu forse eri troppo piccola, ma comunque, la ricordo, te la ricordi? Sì, cos'era? Furia Cavallo del West, vai!